progettare e costruire il proprio futuro. Indichiamo ai giovani che escono dalla terza media, ai loro genitori, questa straordinaria occasione di scegliere l'istituto tecnico riformato nel settore costruzioni, territorio, ambiente, perché dà loro la possibilità di avere un futuro e in particolare un futuro di geometra libero professionista. Negli istituti tecnici del settore tecnologico lo studio della scienza e della tecnologia ha una valenza culturale generale che garantisce sia un qualificato proseguimento degli studi sia una specifica preparazione professionale facilmente spendibile nel futuro mercato del lavoro. I diplomati nell'indirizzo costruzioni, ambiente e territorio acquisiscono competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nel rilievo topografico, nella stima di terreni e di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nei diritti reali e in tutte le operazioni catastali. Un punto molto importante nella formazione dei futuri geometri riguarda la conoscenza dei materiali e delle tecnologie utilizzate nelle industrie delle costruzioni, i software, fondamentali per la rappresentazione grafica e per il calcolo. Nella nostra società concetti come la green economy, l'economia verde con la tutela dell'ambiente, l'edilizia ecocompatibile e il risparmio energetico stanno diventando sempre più importanti e costituiranno l'asse portante delle future economie dei paesi più sviluppati e gli istituti tecnici nel settore tecnologico diverranno un elemento decisivo nella capacità di fornire uomini e donne capaci di gestire questi mutamenti socio-economici, oltre che formare persone capaci di garantire il rispetto delle normative sulla valutazione, la pianificazione e l'organizzazione e salvaguardia della salute e della sicurezza nei luoghi di svago e di lavoro. Nel percorso geotermico si conseguiranno competenze specifiche nella ricerca e nello sfruttamento dei minerali di prima e di seconda categoria, delle risorse idriche, degli idrocarburi, nell'assistenza tecnica e nella direzione dei lavori per le operazioni di coltivazione e di perforazione. Competenze che offriranno immediate possibilità di occupazione, oltre alla possibilità di esercitare la libera professione di geometra geotecnico dopo un triennio universitario o di un istituto tecnico superiore e l'iscrizione all'albo professionale. Presidente, tra le possibilità c'è la possibilità della libera professione. Perché questa scelta? Questa è una scelta che noi indichiamo ai giovani perché sappiamo che i giovani hanno desiderio di essere imprenditori di se stessi e di servire la società. La libera professione di geometra è un'attività che ha un'ampia gamma di possibilità sul mercato, che va dalla topografia alle costruzioni, alla protezione ambientale, alla sicurezza. Noi indichiamo ai giovani questa via che darà sicuramente loro grande soddisfazione sia economica sia morale. Sono diplomata l'anno scorso, nell'anno 2009, a luglio, e anzi di fare una carriera universitaria mi sono subito buttata nel mondo del lavoro, però prima di firmare, diciamo, il primo contratto ho fatto 4 mesi di specializzazione post diploma, così di avere una specializzazione in più.
recentemente, a febbraio, ho trovato lavoro a tempo indeterminato presso una società della topografia, quindi di una materia che avevo largamente studiato qui a scuola. Viste le attuali tendenze, sarebbe un errore coltivare l'ambizione di poter ancora aspirare all'impossibile posto fisso. Meglio affrontare con coraggio la realtà di un mondo con continuo mutamento e diventare imprenditore di se stesso. Pensare al lavoro come una sfida da vincere, proporsi sul mercato del lavoro con le capacità del saper fare. Tante le aziende, le industrie, le società e le imprese di costruzioni che preferiscono rivolgersi a geometri liberi professionisti con i quali instaurare un rapporto di consuetudine piuttosto che avere un tecnico dipendente il cui costo sarebbe troppo oneroso per l'azienda. Per questo il sistema di outsourcing è in netta crescita e un geometra libero professionista ben formato e sempre aggiornato potrà solo avere vantaggi da questo sistema lavorativo. La terza giornata del Congresso Nazionale di Rimini è stata aperta con i ragazzi delle scuole, curiosi tra gli stand congressuali. Attenti e preparati nella sala dell'Arengo, dove hanno ascoltato come operano i geometri sul campo e come sta cambiando la professione. Grande attenzione all'ambiente, riduzione del consumo di suolo, recupero del patrimonio edilizio esistente. Presente il governo al Pallacongressi di Rimini con il sottosegretario di Stato all'istruzione Elena Golini. I geometri sono una grande risorsa per il nostro paese, sono le persone che hanno aiutato a costruire il nostro paese nel secondo dopoguerra e hanno delle competenze, delle capacità anche di interloquire con il territorio straordinarie, per questo è una professione che va salvaguardata e valorizzata. La richiesta di cambiamento della professione con la bozza del nuovo regolamento in fase di preparazione nel congresso di Rimini trova già delle prime risposte con l'introduzione di una figura intermedia, un tecnico specializzato, preparato dagli istituti tecnici superiori. Per quanto riguarda il lavorare subito, è fondamentale cominciare dell'alternanza scuola-lavoro seria, dei tirocini all'interno degli studi professionali già il quarto e il quinto anno degli istituti tecnici che hanno questo indirizzo specifico a costruzione ambiente e territorio. Per quanto riguarda invece il titolo dei geometri laureati, ci sono delle lauree triennali, ma da due anni nel nostro paese è nato un percorso terziario, non accademico, fortemente professionalizzante anche per il settore dei geometri, sul modello delle fasciule tedesche, che prevede metà ore di formazione fatte per il 50% da tecnici e professionisti e metà ore di tirocinio all'interno degli studi professionali, che potrebbe essere fatto anche con la forma dell'apprendistato. Geometri sulla terra e anche sul mare, con la figura di un tecnico esperto in costruzioni in ambito portuale, costiero, ma anche fluviale e lacustre. E in Italia c'è tanto da lavorare per questa nuova figura, con 15 regioni sul mare, dice Luciano Piccinelli, presidente del Collegio di Genova. Colui che si diploma in costruzione ambiente territorio, per cui dopo i 5 anni di scuola superiore, può affrontare questo percorso di istruzione tecnica superiore di un anno e mezzo e specializzarsi in materie che sono legate alla figura tradizionale del geometra, ma sono anche legate soprattutto al territorio che è quello costiero, non solo marittimo, ma anche lacustre e fluviale. L'Italia ha più di 7.000 km lambiti dal mare, la parte sono 15 le regioni italiane che di fatto sono bagnate dal mare e quelle che non lo sono hanno comunque presenza di laghi, di fiumi. Credo che l'occupazione possa essere veramente di grande attrazione per questa nuova figura.